Uè, ragazzi, e bentornati su questo canale. Come ogni anno mi sono apprestato ad affrontare la Frostnite al 128 e come l'anno scorso ho deciso di affrontarla da solo. Bene, ragazzi, penso che ormai tutti conosciate abbastanza bene questa modalità in cui si affrontano 20 ondate e dovremo cercare di sopravvivere tutte 20 le ondate, se siamo da soli ovviamente senza mai morire, mentre se giochiamo con un team senza appunto far morire mai tutto il team per intero. Nel momento in cui si muore, si perderà anche la modalità, dovendola ricominciare da capo. All'incirca durerà un'ora e mezza, e a differenza degli altri anni, ci saranno alcune ondate a uccisioni. Ciò significa che la durata dipenderà anche da quanto impiegherete per appunto affrontare queste ondate. Allora, ci sono un po' di trucchetti che, se tenuti a mente, vi aiuteranno molto in questa modalità. Il primo. Il blab dal bruciatore, mi raccomando, andate a inserirlo solamente quando, diciamo, il rifornimento cade sotto al 25%. Facendo così, una volta sì e una volta no, cadendo sotto al 25%, ci verrà rilasciato un approvvigionamento contenente ogni volta 3 blab. Praticamente andiamo a ricaricare il bruciatore una volta gratis e una volta a spese nostre con il blab che troviamo nella mappa. I Krampus chiaramente droppano il blab, nelle casse di livello alto troverete anche lì il blab. I round da tenere a mente sono il round 9 per i Taker, quindi assolutamente non state in base. Il round 12 per i Bombaroli, e con il mio metodo sarà veramente semplice ancora di più con un team, in quanto da sopra la base con un lanciarazzi li faremo esplodere praticamente tutti, o almeno si spera tutti. Il round 14 degli Smasher, e anche lì è molto gestibile, se poi siamo in 4 possiamo addirittura alternarci a costruire. Il round 18 per le streghe, e tutti i round che comprendono i mini boss epici. Allora, per i mini boss epici, se sono vulnerabili alle trappole, non saranno assolutamente un problema. Se però nascono mini boss epici che non possiamo uccidere con tanta facilità, ci conviene portarci al bordo della mappa, farci caricare e farli caricare appunto al vuoto, facendoli cadere, diciamo, fuori dalla mappa. Tenete a mente una cosa però, c'è un piccolo trucchetto anche qui da utilizzare. Dovete sempre tenere a mente che nei round dove nascono i mini boss epici, anche qualora nascessero degli smasher, dei bombaroli randomici, essi prenderanno di mira più piacevolmente voi, piuttosto che, diciamo, il bruciatore. Quindi potete utilizzare questa cosa a vostro vantaggio. Se vedete che nasce uno smasher, magari non volete farlo fuori perché di fuoco ci mettereste troppo, potete semplicemente farvi rincorrere all'esterno del bruciatore. Stessa cosa per i bombaroli, ma questo ricordatevi che vale solamente nei round dove nascono i mini boss epici. In tutti gli altri round, chiaramente, smasher, bombaroli, eccetera, eccetera, prenderanno di mira la nostra struttura. La build utilizzata, la build che abbiamo scelto di utilizzare per questo video, è molto particolare in quanto è un costruttore che sì, vabbè, già lo sapete chi è il base. Però la build sviluppata è apposta per affrontare la Frostnite in solo. Quindi dobbiamo sacrificare magari qualche perk per la base. Personalmente comunque l'ho costruita così. Riciclo fondamentale, ancora più fondamentale che le trappole supercaricate. Abbiamo Manny, quindi il cacciatore notturno, che ci incrementa la velocità di movimento semplicemente di notte, e in Frostnite è sempre notte. Poi abbiamo modulazione di potenza e castello dei ghiacci con Knox e i re dei ghiacci, una perk di corazza che poi va a sommarsi anche a quelle del barone, stessa cosa comunque anche per la velocità perché il barone è un mix di corazza e velocità quello viola, e poi cocco fresco assolutamente necessaria se non vogliamo perderci le penne da un momento all'altro. E il resto, ragazzi, è il solito meccanismo. Comunque io lascio il video per intero perché comunque potrebbe tornare molto utile a chiunque di voi. Spero soprattutto che come ogni anno questa idea vi piaccia, e mi raccomando, fatemi sapere con un commento voi cosa ne pensate. Ce l'avete fatta a finirla? Sfrutterete questo metodo oppure userete quello di qualcun altro? Insomma, quest'anno sono state viste anche altre diverse build, da chi sfrutta il tappezzamento per non far sparare le streghe, a chi come me utilizza le antiaeree. Insomma, potete veramente sbizzarrirvi. La cosa che ci tengo a far presente è che rispetto all'anno scorso è molto molto più semplice affrontarla. Sia perché abbiamo avuto il boost, diciamo, su tutti gli eroi. Stessa cosa il boost su tutte le armi. Abbiamo la possibilità di avere eroi ed armi al 144, abbiamo le trappole antiaeree che fanno danno agli zombie. Insomma, comunque rispetto all'anno scorso abbiamo un sacco di vantaggi in più. Io comunque, ragazzi, vi auguro una buona visione, spero che riuscirete a trarne vantaggio da questo video, e per oggi non posso fare altro che salutarvi. Vi ricordo solamente che se volete continuare a supportare la crescita di questo canale, vi basterà inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Bella bella!
storm reading spiking again.
Some of your blue glow in the burner to keep it nice and toasty.
Thank you.
Here comes another squall in the storm. Brace yourselves.